Oh Italia, abbiamo mangiato come ludri praticamente con 7 euro a testa. Buono cazzo. Ah, e adesso siccome non ho nulla a raccontarti, nel senso che non mi sono preparato prima di partire, proprio perché era un viaggio proprio di relax, non un viaggio culturale, le informazioni te le darò dopo, molto probabilmente appunto quando vanno le musichette, quindi adesso va la musichetta. Eccoci qua, dai, ora usciremo dal mercato, per carità, molto bello, no? Mercato si chiama questa zona, come ti ho già detto, mercato vecchio. C'è una concentrazione di non figa indifferente, cioè della serie ragazze bruttine, porrete, tanti zingari, quindi bisogna stare attenti. E basta, insomma, ecco, beh, d'altronde come ogni posto turistico che si rispetti, più gente c'è e più accattoni e ladri ci sono, insomma, ecco. Sì, esatto, come dice Giovanni, probabilmente la Carrà viene a rifornirsi qua. Mamma mia, era una che sembrava il zio Fester in versione femmina zingara. Mamma mia, uguale, identica, cambiava giusto un po' il colore della pelle e l'abbigliamento, no? Cazzo, non ho fatto a tempo a riprenderla, non mi sono neanche pensato. Oh, mi sto concentrando veramente di brutto per trovarti una bella toppa qua, ma è una roba incredibile, un'impresa epica veramente, cioè, una con tutto il rispetto, cioè, rispetto ai nostri canoni, nel senso rispetto alla nostra, come si dice, fisionomia alla quale siamo abituati, qua è veramente brutta e forte, molto brutta. Ho anche perso il Giovanni, giustamente, no, il posto è piccolo, ti ritrovi senza problemi. Ma la cosa più importante è che singano, ogni volta che va a singanare si segna col GPS dove ha parcheggiato il camper, ok? Quindi non c'è mai nessun tipo di problema, il camper lo ritrovo e ci arrivo con Google Maps. Allora, te li farei anche fare io i saluti alla toppa, che non c'è proprio. Che cazzo di musica hanno messo qua? Senti, ascolta. Pop. Allora, per rendere l'idea di ste statue, guarda l'omino a sinistra, lo vedi quanto è grande rispetto alla statua, guarda che roba, guarda, è tutto enorme qua, enorme, bellissimo. Deve essere una specie di girotondo locale, no, che cazzo c'è, il carnevale qua, andiamo a vedere, vieni. Camher, tutto tipico in versione Tunes praticamente. Guarda che GoPro che è Gacqueo, guarda che rassa del GoPro, porca miseria, se ora cavete che aveva la GoPro. Hanno spento perché i mazzavana reccia mi hanno distrutto il timpano. Se proprio devi fumare, almeno fallo bene. Dove mi metto a fumare? Qua sotto il cavallo, dai, aggiudicata, sotto il cavallo. O sotto ai domagnaschei là. No, sotto il cavallo. L'equino è sempre carino. Qui hai un esempio di MILF locale. No, no, quella a sinistra, quella a destra, mi raccomando, va.
Questo è il famoso ponte di pietra, adesso lo stiamo attraversando. Noi rallentiamo perché qua abbiamo degli zingari che stanno litigando, la gente si gira a guardarli. Stan porchidando dietro a tutti, mamma mia! Se mi raccomando, stai anche tu attentissimo perché qua vedi è pieno di zingari dappertutto. Quindi bisogna stare molto attenti. Io sto riprendendo ovviamente con nonchalance, sto facendo finta di guardare i monumenti, te capi? Quindi sono sempre insgamabile. Io ora sto cercando la casa di Madre Teresa, secondo Google Maps dovrebbe essere qui. Però sinceramente non lo so, proviamo a fare un giro di qua a sinistra, eventualmente giriamo tutto l'isolato, insomma, ecco. Ok, la signora qua a sinistra con lo zainetto è stata molto gentile e mi ha spiegato dov'è la casa di Madre Teresa. Innanzitutto bisogna dire che Google Maps non è proprio in grado di fare le puntine, quindi il punto dove è segnata sulle mappe non c'entra assolutamente nulla. Adesso noi andiamo avanti, non questa qui a sinistra, quella dopo dove c'è quell'ometto là seduto, si vede che era stanco quando gli hanno fatto la statua, e dovremmo trovarla circa a 500 metri, quindi a 500 metri circa da questa piazza qui. Questa qua che ci dà le spalle è topo locale? No, non mi pare. Wow, curati che arcata, porco cane, è tutto in grande qua, Diciamo che senza internet non posso neanche spiegarti niente perché è scritto tutto in ostrogoto. È una grande città, veramente grande, grande, infinita, guarda. Puoi andare avanti per chilometri, stracchilometri a camminare, c'hai un sacco di negozi, mega edifici. Fa vedere se questa è una toppa locale, fa vedere, insomma, mica tanto. Eccoci qua, come bravi bimbini, aspettiamo nelle strisce. Ecco, l'ho vista che fuori c'è la statua, la signora diceva che c'era da attraversare la strada, cazzo, non ci sono. No, meglio che vado nelle strisce, va, no, non mi fido. Non ho ancora imparato bene a attraversare alla Macedone. Attraversare alla Macedone praticamente significa che quando vedi le macchine arrivare sparate a bomba, tu ti butti in mezzo e dopo loro si fermano. Abbiamo imparato da un vecchietto prima, però insomma preferisco farla all'italiana, insomma andare sulle strisce. Ci siamo, dovrebbe essere qua. È statue ovunque quest'estate di bronzo, cosa sono? Dappertutto. Ciao, dai, sta venendo addosso. Oh, si inizia ad arrivare il vento forte, madonna di Dio, una razza di chiesona enorme, estrema. Allora, eccoci qua, questa è la casa di Madre Teresa dove è nata e vissuta nei primi periodi qui a Skopje. Avevo promesso a Fabrizio che l'avrei portato, seppur tramite video, a visitarla, anche per... Questo perché Fabrizio aveva lavorato con Madre Teresa quando era lì in India. Quindi è un modo anche per lui di rivivere, no, quelle esperienze.